Ecco, trafficavo col microfono perché come prima cosa mi scuso della mia voce, ma ho subito da poco un intervento alle corde vocali e questo è il massimo, e dunque abbiate pazienza. Ma senza microfono era proprio impossibile. Anch'io vi ringrazio molto dell'invito, ormai alcune volte mi è capitato di collaborare con le ACLI. Provenendo io come mia storia personale dell'Azione Cattolica, siamo abbastanza cugini, quindi con una sensibilità condivisa e molte questioni in comune. Vorrei però, come dire, mettere subito un po' le mani avanti e fare alcune premesse per in qualche modo non, perché non vi aspettiate né troppo poco del mio intervento. Come sapete, i teologi hanno a che fare con l'Eterno, quindi hanno, come dire, dei tempi e dei punti di osservazione non così comuni, ecco, rispetto a tutti gli esseri umani che hanno invece a che fare, e i teologi anche nella loro vita ordinaria, con la colazione, il pranzo, la cena, il lavoro, eccetera. Ma avendo a che fare con l'Eterno, però, non è solo uno svantaggio, per alcuni versi è anche un vantaggio. Cioè consente di vedere le cose con una distanza e una specie di cinismo, sano cinismo, che ha insegnato a dire sic transit gloria mundi, cioè molte delle cose che sembrano fondamentali, forse tra 5 minuti non lo sono più così fondamentali. Quindi da questo punto di vista una riflessione teologica è limitata. Ma soprattutto in un tempo complesso e di cambiamento come quello di cui si accennava, può avere qualche utilità perché aiuta a non perdersi troppo nella complessità, a stabilire alcune barre fondamentali. Questa, secondo me, è anche, diciamo, la caratteristica di fondo di un servizio di una presenza di laici credenti nella società, dunque a maggior ragione di un movimento che è ecclesiale e sociale. A offrire a tutti gli altri il servizio di una macrotimia, di uno sguardo lungo, della capacità di sapere che gli scalpellini che hanno cominciato a costruire Chartres non l'hanno vista finita, ma non per questo hanno lavorato meno bene. E dunque che ciascuno di noi deve mettere la sua pietra, perché soprattutto se siamo credenti sappiamo che nessuno è evitabile, che ognuno di noi ha la sua responsabilità. Allora, da questo punto di vista, ho aggiunto un punto di domanda al titolo che mi era stato assegnato, mi era stato detto una chiesa popolare e io invece ho messo una chiesa popolare perché se c'è una cosa che stiamo rischiando, e lo dico subito con grande apertura e libertà, in Italia in questo momento è esattamente di non essere più affatto una chiesa popolare. Come siamo stati invece, e che forse ha costituito la nostra anima migliore e la grande potenza del cattolicesimo italiano. Credo che gli ultimi 30 anni di vita ecclesiale in Italia hanno già, dal mio punto di vista, perduto questo capitale. Ed è un capitale che si perde in fretta, ma ci vanno quei 200 o 300 anni per ricostruirlo. C'è dietro anche un fenomeno più globale che nei paesi europei che si chiama interruzione della tradizione, che in teologia hanno molto studiato. Diciamo l'Italia è un caso un po' come sempre particolare perché Roma sta in Italia e il Vaticano sta a Roma, quindi siamo sempre un cattolicesimo che non riesce mai a essere del tutto normale. Dunque, aggiungo un punto di domanda perché la situazione mi pare complessa, perché sarei tentato di dire che in questo momento una Chiesa popolare è più un impegno per il futuro in Italia che non un'esperienza reale. E che uno dei problemi sta proprio qui, ci crogioliamo troppo nell'idea che sia ancora vero, perché in fondo poi le chiese sono piene, perché quasi tutti i bambini vanno a catechismo, perché gli oratori come servizio sono molto richiesti, eccetera, eccetera, ci crogioliamo nell'idea di essere ancora una chiesa popolare. Perché
Per adesso prendetevi il punto di domanda. Del secondo cosa ho già un po' detto. Il mio limite è uno sguardo teologico ed ecclesiologico, non faccio finta di fare il sociologo, che non è il mio mestiere, sarà un altro punto di vista, né il politologo, quindi guardo il mio punto di vista, ma qui vorrei dire, riprendendo la frase di Papa Francesco a Firenze, non siamo in un'epoca di cambiamenti, siamo in un cambiamento d'epoca. E questa frase non è solo, anche se lo è, una frase sociologica o politologica, è anche una frase teologica. Francesco lo diceva in quel senso, soprattutto, in relazione a ciò che la scrittura, che è il nostro grande paradigma, ci insegna dei cambiamenti d'epoca nella storia del popolo di Israele e della sua alleanza con Dio. I cambiamenti d'epoca sono un passaggio, prendo solo l'esempio dell'esilio in Babilonia o della venuta di Gesù, in cui si può essere farisei e in genere i buoni sono farisei. Di fronte a Gesù, che segna il radicale cambiamento d'epoca nell'alleanza con Israele, i suoi più acerrimi nemici sono i religiosi. E Gesù muore condannato come bestemmiatore. E anche qui, lo diciamo sempre, è una cosa che ci diciamo continuamente, ma non è un dato così parziale. I farisei siamo noi.